Il dipinto che andremo oggi a esaminare è la cena in Emmaus di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, un dipinto di grandi dimensioni che si conserva presso le collezioni dei Civici Musei di Storia e Arte di Brescia. Considerato tra i sommi pittori del Rinascimento italiano, Alessandro Bonvicino nacque a Brescia alla fine del XV secolo e si spense nella stessa città poco dopo la metà del Cinquecento. In quasi 40 anni di attività, il pittore sviluppò il linguaggio artistico personale, attingendo sul piano dello stile sia alla illustre tradizione lombarda di Vincenzo Foppa, sia alla grande scuola veneta, e in particolare a Tiziano per quanto riguarda l'uso del colore. In tempi passati, il nome del Bonvicino fu anche accostato all'appellativo di Raffaello Bresciano, per via del senso di dolcezza e anche di malinconia che emerge in molte delle sue opere. Più di recente, però, gli studiosi hanno meglio chiarito il suo ruolo quale precursore di un altro grande pittore lombardo, vale a dire Michelangelo Merisi da Caravaggio. Il soggetto del dipinto raffigura il celebre episodio post-resurrezionale della cena in Emmaus, secondo il Vangelo di Luca. Due discepoli, uno dei quali secondo Luca è Cleopa, incontrano sulla strada per Emmaus un personaggio misterioso, un forestiero apparentemente all'oscuro di quanto soltanto tre giorni prima era avvenuto a Gerusalemme con la passione di Cristo. I due riconoscono Cristo risorto soltanto quando egli durante la cena benedice e spezza il pane, offrendolo loro. Qui il pittore ha voluto insistere sull'istante immediatamente precedente il riconoscimento di Cristo, quando i due discepoli si stanno rendendo conto del mistero dell'apparizione. Tanto è vero che sono animati da un fremito, da una tensione emotiva che coinvolge anche le due figure ai lati. Ma chi sono costoro? In passato si è ritenuto che il personaggio maschile sulla sinistra fosse da identificare con un autoritratto dello stesso pittore. In realtà riesce difficile credere a questa ipotesi, ed è possibile che i due personaggi ai lati rappresentino i ritratti dei committenti del quadro. Indossano infatti abiti di foggia straordinariamente elegante e danno una qualità naturalistica che indica proprio che raffigurino due ritratti. In primo piano, il personaggio maschile sulla sinistra è appoggiato a un parapetto che suggerisce la presenza di una rampa di scale, che pur essendo invisibile nel dipinto, sta a indicare la connessione tra la nostra posizione di osservatori e quella dei protagonisti. Chi vedeva la scena quindi era invitato a salire le scale per prenderne parte, proprio come accade alle due figure laterali, che assistono da una posizione privilegiata e per questo rappresentano la concreta possibilità data ad ogni uomo di trovarsi al cospetto di Cristo. Questa interpretazione acquista valenza anche alla luce dell'antica collocazione dell'opera che nel 600 era attestata nel mezzo dell'ospedale maggiore, vale a dire in un ambiente oggi quasi completamente perduto, parte del complesso su cui insisteva l'ospedale di Brescia. Il fatto poi che il Cristo risorto fosse rappresentato come un pellegrino, i cui caratteri sono in parte assimilabili anche a quelli di San Rocco, potrebbe essere un'ulteriore conferma del fatto che il dipinto fosse da leggersi in un contesto di speranza e di preghiera per la guarigione degli infermi. Un significato quindi più che appropriato in un ambiente ospedaliero. Venendo alla storia collezionistica più recente, la cena in Emmaus di Moretto pervenne alla Pinacoteca Tosio Martinengo poco dopo la metà dell'Ottocento e una trentina d'anni dopo il Comune di Brescia, con indubbia lungimiranza, esercitò il diritto di prelazione all'acquisto. In tal modo si salvò il dipinto dalla dispersione, evitando che fosse venduto all'estero, una sorte che invece toccò a qualche altro illustre capolavoro pittorico bresciano.